E per parlare di emergenze di casa nostra, torniamo in diretta con un altro ospite d'eccezione. È con noi Giovanni Savignano, dirigente radiologo e autore del libro Denuncia sul sistema sanitario Codice Rosso 2.0. Ben trovato, buongiorno. dottor Giovanni Savignano. Per fortuna l'energia trapela anche dalla MIS che ha scelto per essere in collegamento con noi, però è anche un rosso, come dire, che rimanda proprio alle emergenze. Quando è che nella sua lunga vita professionale ha capito per la prima volta che il Servizio Sanitario Nazionale era in crisi? Diciamo nel 1990, a pochi anni dall'attuazione della riforma della sanità con la legge 877 del 78. Negli anni 90 iniziarono le controriforme in Italia, varie leggi fino al 2001, cercando di ristrutturare in maniera aziendale la gestione. C'erano stati molti scandali delle USL in Italia e quindi noi ci avviamo verso nel 92 con uno scandalo con Sanitopoli. E quindi ci cercò di mettere rimedio perché i soldi non bastavano, c'erano stati molti casi di corruzione, di mala gestione. Allora, quando cominciarono a mettere i ticket, le camere a pagamento, l'attività intramenia ospedaliera quasi obbligatoria, e quindi cominciarono a riconvertire alcuni ospedali, io avvertii questo segnale che chissà, forse la struttura pubblica andava un po' scemando. Il tema è assolutamente d'attualità, purtroppo, perché con gli anni a quanto pare le cose non sono migliorate più di tanto. Beh, certo non sono migliorate. Faccio un esempio. Appunto la legge del 78, dopo pochi anni, pensate che nel 78 in Italia i posti letto erano circa 600.000, 588.103 per la precisione. Oggi ne sono 192.000, quindi nel corso di questi più di 40 anni tutte le leggi, tutti i governi hanno ridotto i posti letti. Perché? Perché il costo era troppo alto, a parte il fatto che c'era una grande proliferazione di ospedali, anche piccoli e medi, in Italia, per motivi territoriali, diciamo. E quindi i posti letto furono ridotti, e con la chiusura di molti reparti, perché un costo di un posto letto, lo dico in euro, un calcolo fatto dopo l'introduzione dell'euro, si aggirava in media in Italia sugli 800 euro al giorno. E quindi cominciarono i day hospital, i day surgery, e quindi questa situazione qua già ha creato dei danni, perché ridurre i posti letto, ridurre i reparti, ridurre i primari, ridurre i professori universitari, ridurre i tutor, ha avuto anche effetti sulla formazione e sull'assistenza. Nel suo libro, oltre a questo aspetto molto importante per tutti noi, cioè i posti letto e quant'altro, lei parla anche di commercializzazione, con la classica espressione internazionale disease mongering. Perché siamo arrivati a questo punto e spieghiamo perché è un grave vizio nel nostro sistema? Diciamo che è stata una cattiva interpretazione del messaggio dell'OMS nel dopoguerra, quando si parlava della salute come oggetto primario di scopo di tutti i governi, la salute dei cittadini. In realtà siamo arrivati al salutismo, a una forma di autocontemplazione, il fatto che si rifiuti l'invecchiamento, il benessere assoluto dell'individuo. Questo parla del mondo occidentale, certamente. E quindi le case farmaceutiche hanno cavalcato questa tendenza della ricerca del benessere a tutti i costi, perché noi abbiamo farmaci essenziali salvavite e poi abbiamo anche parafarmaci e farmaci che servono ad integrare, diciamo, il benessere del corpo. Però in questo è saltato anche un effetto scientifico: la medicina clinica, la semiotica, non si usa molto più dopo la tecnologia che è entrata a gamba tesa nel sistema, nel rapporto medico-paziente, appunto, che è cambiato. E quindi praticamente ogni cittadino oggi viaggia su internet, riesce a farsi un'autodiagnosi, riesce a comprarsi anche farmaci su internet, a fare consulenza all'estero, magari, che non sono sempre scientifiche. E tutto questo io l'ho citato perché partecipa al costo, sia
individuali private sia delle strutture pubbliche. Tutto poi si somma, perché noi il problema che abbiamo, non abbiamo le risorse più, questa è la verità. Non è per fare un processo a chi cerca di utilizzare magari la medicina per stare meglio fisicamente, questo può fare anche bene. Il problema è che tutto entra nei costi e nella spesa. Infatti è un dato di fatto che la spesa sanitaria sia entrata in una fase di recessione. A questo punto le chiedo la relazione, il rapporto che intercorre tra le regioni e lo Stato anche sulla questione LEA, livelli essenziali di assistenza. Beh, questo è appunto che dice lei, un argomento fondamentale, perché i LEA furono introdotti, mi pare c'è il governo Berlusconi nel 2001, proprio con l'obiettivo di appunto livello di omogeneizzare in Italia l'assistenza diciamo a tutti i cittadini, sia sani sia malati, tant'è che poi ci sono state molte sigle LEA, LEP, LIVEAS, LEPS. In realtà che cosa significano questi qua? Assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, quindi c'è una differenza. Però purtroppo noi abbiamo registrato che c'è stato non solo un ritardo di questa attuazione, ma anche un'attuazione a macchia di leopardo in Italia, perché dal titolo quinto del 2001, che ha dato la possibilità alle regioni di legiferare, sono diventate quasi delle piccole repubbliche sanitarie. Figuriamoci cosa accadrebbe con l'autonomia differenziata, sarà ancora accentuato questa disparità. E quindi oggi noi, quando andiamo a vedere i costi standard, anche loro sono stati in tandem con la spesa storica, e quindi le regioni sono ancora finanziate come punto di riferimento con la spesa storica. Quindi i LEA, i DRG, introdotti pure con le controriforme, un meccanismo americano sul finanziamento della prestazione sanitaria, rimborso della prestazione sanitaria, tutti questi parametri ci hanno fatto capire in realtà che non si è attuato, non è servito. Oggi, ancora oggi, noi abbiamo i presidenti delle regioni, soprattutto nel sud, che si lamentano perché i finanziamenti sono scarsi, non riescono a gestire. Basta vedere la regione Campania, che da 2 anni garantisce 10 giorni al mese l'assistenza di ambulatoriale tra analisi laboratorio e analisi specialistiche. Quindi questi parametri, costi standard, DRG, LEA, eccetera, eccetera, che dovevano essere loro i punti di riferimento per migliorare la gestione e l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie in tutte le regioni, non si sono attuati. Siamo ancora praticamente in una fase intermedia, diciamo. Già solo per questo stato dell'arte ci sarebbe molto altro da chiedere, da dire. Noi stiamo vedendo l'ospedale qui fondato da Padre Pio nelle immagini, grazie all'acuta scelta della regia. In fondo ci stavamo un po' scoraggiando ascoltando questa lunga lista terribile. Poi quando penso all'attualità, alle questioni che verranno come nodi al pettine nella riforma per le autonomie, furiosamente si discute giustamente per le conseguenze proprio nell'ambito della sanità e della scuola, però non abbiamo ulteriore tempo, magari in un'altra occasione approfondiremo anche la questione dei troppo pochi medici alle viste nel nostro paese per una popolazione che diventa sempre più anche fatta di malati cronici, già oltre una dozzina di milioni di persone. Sì, se posso aggiungere una cosa che diciamo, molto velocemente. Sì, che oggi tutti i dibattiti in Italia da anni girano attorno al problema. Salviamo il servizio pubblico. Invece non si sono resi conto che il welfare universalistico è crollato, purtroppo è fallito, non ci sono i soldi. Pensate che a fronte dei 130 miliardi di oggi che noi abbiamo disponibili dal Ministero della Salute per l'assistenza, nel 2030 sono stati calcolati, ne occorrono 230 miliardi. Ora questi soldi non li ha il governo, occorre cambiare il welfare, fare un welfare selettivo che dia il diritto di salute a chi ha bisogno veramente. E poi c'è l'evasione fiscale, per cui noi in Italia anche è difficile catalogare. Ecco, quello che volevo aggiungere io. Sono temi assolutamente speriamo importanti. Speriamo anche di avere maggiori risorse. E attualissimi. C'è una speranza, voglio dire, c'è una speranza perché il terzo settore in Italia
laico e cattolico, è molto forte l'impresa sociale, associando l'impresa sociale, le fondazioni bancarie, assicurazioni, pubblico e privato, insieme si fa un welfare misto, e il welfare misto riporterà la sanità in Italia nel futuro. Questo assolutamente sì, sono temi di grande attualità oltre che di grande importanza, per questo dottor Savignano noi siamo certi che torneremo a parlarne, per cui questo è un arrivederci alla prossima puntata. E buon lavoro. Grazie. In prima buona linea. Giornata. Grazie davvero anche per questo grazie esempio. A voi. Grazie, grazie ancora per la disponibilità del dottor Giovanni Savignano. Noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante e poi ritorniamo di nuovo insieme. Breaking news, magari qualche vostro scatto e poi una breve parentesi sul mondo del cinema.